Siamo qui con coach Munini al termine della partita vinta da Vigevano contro Ebro Basket Milano per 73-63. Partita, mi sembra senza ombra di dubbio, la più sofferta finora tra le tre disputate, e probabilmente Vigevano si è anche un po' complicata la vita, visto che ha tentato due o tre allunghi, poi come sempre comunque poi ricucito, lo strappo è stato poi ricucito da Milano. Alla fine un po' di clima caldo, insomma, comunque si è arrivati poi a questa vittoria. L'assenza di Capedani, suppongo per febbre? No, non febbre, ha un problema un ginocchio. Ah, ok, quindi comunque per infortunio. Sì, certo. Prego. Allora, innanzitutto dedico questa vittoria al mio amico Paolo Autino, che ha avuto un piccolo incidente dall'ospedale, quindi dedico a lui, visto che è stato anche il capitano di Vigevano anni fa. È stato un grande ragazzo, un giocatore eccezionale, diceva, ha fatto degli anni veramente buoni, quindi dedico questa vittoria a lui. Sulla partita devo dire che è stata forse la nostra peggiore fatta dall'inizio della preparazione. Questa volta, contrariamente al solito, abbiamo giocato male in attacco, e questo anche perché Ebro ha giocato molto bene in difesa, e faccio i complimenti al mio amico Tony Tirsi, che è l'allenatore, perché hanno, pure avendo un sacco di assenze, però hanno tenuto molto bene in campo e ci hanno messo in difficoltà con una difesa molto aggressiva. Di contro noi non abbiamo giocato come al solito di squadra, abbiamo troppo forzato le soluzioni, abbiamo un po' troppo fatto di andare al tiro, e quindi obiettivamente non abbiamo giocato bene. Però ci può anche stare che ogni tanto non si giochi al massimo, insomma. Sono contento per la vittoria, perché per come si era messa a un certo punto ho anche temuto di fare la figuraccia di perdere due punti in casa. Quindi alla fine poi abbiamo vinto bene, però dobbiamo continuare a lavorare. Peccato, perché in settimana ci eravamo allenati benissimo, e sono quelle cose strane dello sport a volte, che poi chiaramente il fatto che non abbiamo giocato Capedani ha un po' influito, però non voglio parlare di queste cose. Sicuramente non abbiamo giocato bene noi. Ok, a posto, grazie. Siamo qui con Cam al termine della partita vinta da Vigevano contro Ebro Milano. Dicevamo prima con sia con coach Munini che con coach Tirsi, una partita sicuramente che Vigevano ha cercato di allungare due o tre volte, ma che poi Ebro è stata brava a ricucire più volte con una buona difesa, con un buona anche gioco d'attacco, particolarmente del numero 8 Galati, che ha fatto 30 punti. Vigevano ha ripartito abbastanza i punteggi. Per quanto riguarda Cam, 12 punti, forse un pochettino abbiamo sofferto, ecco, più delle altre partite sicuramente. Sì, diciamo da quando abbiamo iniziato il campionato, terza giornata, questa è la partita che ci ha tenuto sulle spine fino agli ultimi secondi. Abbiamo trovato, e ce lo aspettavamo, diciamo, una squadra comunque che arrivava da due sconfitte, quindi essendo molto giovane ci aspettavamo una squadra grintosa che veniva qua per cercare di fare il risultato, quindi una partita che sarebbe stata tirata, ma cioè nel senso ho giocata fino all'ultimo, e così è stato. Poi in più di quello abbiamo avuto la sorpresa di non poter schierare Capedani, e ci siamo ritrovati, diciamo, a giocare io e Ceper, quindi alcune volte mi sono ritrovato a dover giocare da 5. Situazione a cui ci siamo adeguati molto bene, direi, visto il risultato, visto anche come diciamo abbiamo gestito la partita. Va bene, perfetto, grazie. Prego. Allora, siamo qui con coach Tirsi. Allora, al termine della partita di Vigevano con appunto contro Ebro Milano, come abbiamo detto prima con coach Munini, la partita insomma è stata più volte ricucita da Milano, sicuramente con una buona difesa ma anche un buon attacco. Tra l'altro i 30 punti di Galati sicuramente sono abbastanza significativi, non sono arrivati i due punti, però insomma mi sembra una buona prova da parte di Ebro, che tra l'altro è anche quotata come una delle più attrezzate poi della parte milanese del girone, quindi sicuramente poi durante l'anno saranno poi magari anche differenti poi le cose che si daranno in campo. Sì, siamo quotati, adesso siamo un attimino in emergenza, però questo, siccome sarà un'emergenza che durerà abbastanza visto la pesantezza degli infortuni, dobbiamo parlare della partita. La partita, io posso solo essere contento. Noi abbiamo
timore di venire qua a fare un po' una figuraccia, perché Vigevole comunque è una squadra superiore alla categoria. Però cercavamo risposte, e noi abbiamo fatto sicuramente la nostra miglior partita come intensità, perché siamo stati presenti con la testa. È chiaro che abbiamo rotazioni limitate, però queste partite, soprattutto quella di oggi, serve a capire quanti ragazzi posso coinvolgere nella rotazione. Per cui ho avuto delle risposte anche da chi ancora non aveva giocato, se non qualche 2-3 minuti, risposte positive da tutti. Spero che sia la partenza, il nostro campionato purtroppo non è ancora partito come vittoria, però se queste sono le prerogative di voglia di giocare, è chiaro che poi Vigevano secondo me aiuta, perché è bel contesto, cioè super giocare con un pubblico anche così caloroso, è bello, però credo che possa essere la partita che ci dà la consapevolezza che nonostante gli infortuni possiamo giocarcela. Poi quando saremo tutti al completo le nostre rotazioni saranno maggiori, perché avremo ancora 2-3 partite in questa situazione per capire ragazzi ancora, per inserirli, per cui secondo me tutto è solo positivo. Poi è chiaro, i 2 punti non sono arrivati, ma obiettivamente sarebbe stato un qualcosa forse anche di inaspettato, anche se ci abbiamo provato, poi va bene, è andata così, però bicchiere assolutamente mezzo pieno su tutti i punti di vista, tutti i punti di vista. Perfetto, grazie mille. Grazie. Siamo qui con Borroni, capitano della Ebro Basket Milano. Partita, come abbiamo già analizzato con chi ti ha preceduto, sicuramente molto intensa da entrambe le parti. Vigevano che ha cercato di scappare più volte e Milano che invece è stata brava a ricucire, a tenerla fino sulle spine fino alla fine, sicuramente con una buona prova difensiva e anche poi l'ottima prova in attacco di Galati, anche se poi forse verso la fine magari ha subito un po' la pressione dell'ambiente che si era andato a creare e quindi ecco è stato un po' più impreciso, probabilmente si poteva giocare magari con più anche col cronometro fino alla fine, ecco, in una magari situazione punto a punto, ecco, in una situazione magari un po' più tranquilla. Cosa ne pensi? Allora, innanzitutto non è un alibi, però eravamo dimezzati come squadra, avevamo fuori 4 senior e nonostante tutto siamo venuti qua a Vigevano per giocarci la partita e direi che bisogna essere più che soddisfatti del risultato. Sicuramente un plauso agli under, ai giovani ragazzi che non raggiungono neanche 18 anni, giocare davanti a un pubblico del genere in un campo così non è facile. D'altra parte il pubblico vostro ha dato sicuramente una mano a un grosso organico che è organizzato alla grande e che ha dei giocatori molto molto esperti che sanno giocare insieme, sanno vincere le partite insieme. Perfetto, per il proseguimento della stagione quindi insomma gli infortuni saranno ancora allora, gravi? Noi abbiamo fuori appunto questi 4 senior che dovranno recuperare nel giro di 2-3 settimane, speriamo magari di avere dalla prossima partita Cedric Maloba e Alessandro Corti magari riuscirà a recuperare. Per quanto riguarda Claudio Velardo e Monzani Marcello si dovrà vedere ancora un po' perché sono 2 infortuni un po' più pesanti. I nostri obiettivi rimangono sicuramente quelli di raggiungere la parte alta della classifica, nonostante abbiamo iniziato con 3 sconfitte, però dalla partita di stasera sicuramente dobbiamo trarre grande grande energia e grande grande fiducia, perché siamo sulla strada giusta e credo che si sia visto per gran parte della partita, ecco. Perfetto, grazie mille. Grazie.